sono Maiella, macchine 50 senza patente. Oh signori telespettatori, come voi avete capito, qua ci troviamo in una delle mie sede sito in Aversa, Viale della Libertà numero 200, oppure Via del Campo 21, ok? E come voi potete vedere, io mi trovo vicino a un altro oggettino, ok? Osservate bene questo oggettino, perché questa è un'altra novità di Maiello. Ok, allora questo oggettino è denominato Casalini, va bene, M14, e più precisamente scala Lux. Qua parliamo che questa macchina è munita di ruote pneumatici praticamente diametro 15, ruote diamantate, cerchi leg diamantati, va bene, freno a disco anteriore, freno a disco posteriore, ok, il collettore di frenate che distribuisce la frenata in parti uguali. Insomma, questo non è una macchina, questo è un aereo, ok? Motore Mitsubishi 635 DC in entrata, ragazzi, non scherzate proprio. Variatore a rullo, questo non salta quando parte, costa un poco, ve lo dico già, ma non ve lo dico perché vi emozionate, ma voi in ogni modo, va bene, osservate bene questo oggettino e dopo chiamate sempre allo 081, scrivete 890 49 25, va bene, oppure voi fate il sito www.automaiella.com, quello che vi può dire Maiella, che Maiella è aperta tutti i giorni, è vero. Per voi che abitate fuori distretto, Maiella è aperta pure di sabato pomeriggio e la domenica mattina, solo per le persone che abitano fuori distretto. Basta chiamare allo 081 890 49 25, ok? E Maiella è ugualmente per voi. Ok signori, Maiella, mi sono non cambiato mai canale perché ci sono altre novità, ok? C'è una vasta gamma di usato, signori telespettatori, perché dopo andiamo vicino alla Châtenay Sport, ok? E allora noi abbiamo microcar leggero, quello che voi volete, ricambi di tutti i modelli, originale e non originale, assistenza, ricambi, quello che voi volete, ok? Ma io vi saluto, però vi regalo un suo brano, perché come voi sapete Maiella ha preparato delle parodie per voi, non mi piace cantare, però qualcosa ho fatto per voi, non cambiate canale, ok? Che Maiella adesso vi fa ascoltare uno dei suoi brani, e quando voi venite a comprare la macchina 50, Maiella unitamente allo stereo, MP3, tablette, cioè vi regala pure un suo CD, ok? Un abbraccio, ciao, non cambiate canale. Macchine 50 da una vita, la 50 è stata sempre preferita, la clientela mia giammai mi tradirà, ma che io sempre buona la voglio far trattare. Io mi chiamo Maiella, non scherzate, che macchina è più bella da me comprate, avesse facilmente voi ci arrivate, è facile ma trova a Via della Libertà. Autosalone pieno, ci stanno pure smart, e i figli miei sono bravi, e a voi vanno a trattare, se no a me mi vanno pure fa incazzare, non scherzate! I socchi un pazzo prima, ma scherzate! La clientela mi va bene, sono sincera, i miei prezzi sono sempre migliorati, pagamento buono, a rata si farà, e voi pagate sempre con la comodità. Io mi chiamo Maiella, non scherzate, che macchina più bella da me comprate, avesse facilmente voi ci arrivate, e fa
pace la matrova a piena ribetta. Autosalone pieno, c'è stanno pure smart. Che figli miei sono bravi, e a voi vanno a trattare. Se no, a me mi vanno pure fa incazzare. Non scherzate, i soggi un pazzo prima. Buonasera dal vostro maestro Ciro De Rosa e Maria Farina. Buonasera. Buonasera. Benvenuti alla terza puntata del Buio oltre la verità, un fatto di cronaca realmente accaduto e raccontato dalla famiglia La Rocca, al quale va il nostro gradito applauso e ringraziamento. Precedentemente abbiamo raccontato, nelle puntate precedenti, abbiamo raccontato un po' la storia di questo tremendo fatto di cronaca che comunque possiamo seguire anche su Italia Mia TV, canale 274, oppure su YouTube, canale Italia Mia TV, Auto Maiello del 18 ottobre 2017. Chiedo scusa ai telespettatori per la paperella. Benissimo, quindi questa sera noi cercheremo di capire quale possa essere stato il movente, quali le ragioni che hanno condotto al tragico epilogo questa storia. Quindi io vado subito ad intervistare Saverio, il papà di un giovane quindicenne investito 24 anni fa. Allora, Saverio caro, quali potrebbero essere le ragioni per il quale questo giovanotto, che oggi è un uomo adulto e sta nel corpo della Guardia di Finanza, le ragioni per il quale ha investito suo figlio e ne ha provocato il decesso? Ma io posso pensare che di ragioni ce ne siano tante, che siccome è dello stesso paese, mio figlio molte volte lo incontrava forse perché andava a trovare il cugino in un'altra parte del paese, su una strada sterrata, e questo con i motorini, lui e gli amici, cercavano di buttarlo nel fossato, e mio figlio, davanti a questi amici, lo ha rimproverato di schiaffeggiarlo. E lui gli disse, dove ti vedo, ti vedo, spacco la testa. Quindi, potrebbe essere un litigio tra ragazzini? Sì. Può anche darsi questo, però io so che questo c'aveva una cicatrice sulla testa, cioè sulla fronte, e me l'ha detto mio figlio qualche giorno prima che succedesse questo fatto. Ma una cicatrice recente o una cicatrice? No, che già forse aveva, perché secondo me già i zii, i parenti dicevano a papà di non dargli la macchina senza patente, in quanto prima o poi questo gli portava un guaio, quindi sapevano dell'anomalità di questo individuo. Ho capito. Benissimo, quindi io vorrei chiedere a Maria Farina di formulare, perché questa sera abbiamo anche la figlia di Saverio, la signora Tina La Rocca. Buonasera. Buonasera. Buonasera Tina. E vorrei che Maria Farina formulasse qualche domanda alla signora Tina. Prego. Sì Tina, io ti chiedo, ma questa persona ti ha mai molestata? Forse sì, quando eravamo più ragazzi. Sì, rivolgiamoci alla camera. Sì. Sì, quando eravamo ragazzi... Puntiamo il microfono. Sì, In che modo? Mi tagliava la strada se mi vedeva camminare, anche se passeggiavo. Non so, in qualsiasi momento lui trovava occasione per... tagliarmi la strada, mi diceva delle parole e io controbattevo a queste parole che lui diceva.
Bene, passiamo un attimo il microfono a Roberto Gallo. Roberto, per te... Innanzitutto buonasera a tutti. Alla base, Roberto Gallo, alla base di quello che abbiamo ascoltato anche precedentemente nella Hall degli Studi d'Italia... Scusami un attimo, io... L'ultima battuta che ha fatto la signorina, io non li conoscevo. Sì. Quindi, a questo punto, posso supporre che magari la signorina... Perdonatemi se dico questo, perché poi se andiamo a trovare un momento, fino a questo momento non c'è. Posso pensare che questo ragazzo l'abbia potuto addirittura dire sì, ne devo mettere a favore con me e voi magari gli avete detto di no. E da qui ha potuto scaturire in questa cervella pazzoide di questo giovane qualche cosa contro la vostra famiglia. Perché non ci stanno momenti. L'unica cosa che potuto... Naturalmente sono delle ipotesi. Ritornando al signor Saverio, che prima mi raccontavo il fatto di quest'auto che arrivava a tutta velocità, e giustamente lui dice quest'auto viene dalla sinistra, quindi mio figlio avrebbe dovuto stare tutti scassati dalla spalla o cervello, tutto sul lato sinistro, mentre io pensavo se questo giovane viene dalla sinistra, non so se era un piano normale, se c'era un po' di discesa, un po' di salita, perché poi non sapendo il posto, il luogo, quindi fai sempre mille ipotesi, cioè quest'auto che correva a tutta velocità per un motivo che non si sa, magari lui ha cercato di frenare, non c'è riuscito, sta macchina ha fatto un giro volta attorno a lui, investendolo poi dal lato destro. Ma il fatto è strano che questo giovane poi non si è mosso dal posto, quindi fa pensare che questa cosa lui fosse, non fosse di parte alla disgrazia, quindi come se la cosa non gli appartenesse, se ho ben capito. Perché o magari venendo da una famiglia come ho sentito... Contadina? Non era una famiglia di contadini, ma bensì era una famiglia di gente che hanno dei posti ben piazzati... Anche. E quindi ha nella sua mente o nelle sue orecchie, dice tu qualsiasi cosa succede, tu fu bravo, non ti muovere perché noi possiamo prima noi. Anche questo... No, non possiamo parlare così, non abbiamo il microfono, scusa. Addirittura c'è questa cosa, che è tutto un presepio, se non presepio. Quando mi si viene a dire, il ragazzo è minorenne, e abbiamo detto tutto, perché se oggi un ragazzo minorenne ammazza uno, non succede niente. Non succede perfettamente niente. Che fortunatamente non succede tutti i giorni. Ma un fatto è certo che sta capitando una continuazione. Benissimo. E non c'è nessun governo che dice un giovane a 10 anni è uomo, perché 10 anni è uomo, bisognerebbe mettere già una legge per un ragazzo che tiene 10 anni, perché qualcuno che tiene 10 anni deve dire bella così. Come i bambini che per esempio fanno i balordi, buttano dal cavalcavia le pietre e succedono dei 17 omicidi. Anni. Sì. E questa signora che è finita è morta l'altro giorno per lo schianto della paura. Non è morta perché per è arrivato pietra. Questo sasso, sì. Ma bensì è morta per la paura. E difatti ieri ne è capitata un'altra autotreno. Nato Mas, questo poverino, si è visto pigliato di turco. Poteva nascere un grande incidente. E questo è un esempio di balordaggine adolescenziale. Perché loro, questi giovani... Certo, non tutti, per l'amor di Dio, Dio me ne scansi. Questi giorni di oggi sono stanchi. Si addormano stanchi e si scendono stanchi. Non sanno fare niente. Sai che sanno fare? Va bene, questo è il giovane di oggi. Noi dobbiamo rapportarci a 24 anni prima. Quindi, restando a tema. A tema, però. Sì. Questo 24 anni fa, 24.000 baci,
dove sono le cose? Per me, io parlo per me, scusate, esatto, che parlo napoletano, perché... Il movente, un'ipotesi del movente. Allora, abbiamo detto prima che potrebbe essere che abbia, anche avrebbe potuto la signora Tina. Magari in da capa nella sua testa, era nella innamorata della ragazza. Esatto. Ma magari lei non se n'era nemmeno accorta di questa cosa. E quando ce ne stanno? A voglia, ce ne sono innamorato di te, ma tu non puoi pensare a me. E quando ce ne stanno? Benissimo, diamo il microfono a Mario Landi, ecco, un attimo. Allora, Mario, concordiamo con Roberto che potrebbe essere... Io credo ne di parlavamo sì. Prima. Ne parlavamo prima, dietro le quinte, di questo fatto. Io gli ho fatto una domanda ben specifica alla signora Tina e gli ho detto: Tina, ma guarda, ma questa ragazza era innamorata di te? Perché è strano. Io credo nella sua mente che quindi potrebbe essere un litigio tra ragazzi. L'avrà vista e si è innamorata di lei senza, esatto. Senza e il fratello ha difeso la sorella senza dirglielo, quindi lei non poteva. Sì, non era corretto. No, lei, assolutamente. Quando i ragazzi si innamorano delle ragazze che vedono per la prima volta e poi vanno in estasi, fanno delle... Perfetto, diamo un attimo il microfono a Tina perché volevo fare un'altra domanda. Volevo chiedere, ma al di là di queste poi molestie che sono sopraggiunte dopo il delitto, noi sappiamo questo, perché precedentemente, come abbiamo anche parlato, non c'era una diretta conoscenza, ma vi erano dei contatti tra le famiglie di? La famiglia di mio marito all'epoca era mio fidanzato e sì. Questa famiglia che è nota al paese. Ecco, quindi è nota per cosa? Chiedo scusa. Non so, perché a parte le conoscenze, poi comunque questo ragazzo, questa persona ha dei parenti che sono ispettori di polizia, finanzieri, capito, e quindi su questo lato sì, ben radicati nel sistema statale. Sì. Benissimo. Volevo dire a Maria Farina che adesso diamo la parola a Mario Landi con un brano, brano espressivo, brano particolare, che porta il per mondo titolo cambierà. Il Mario mondo Landi. Speriamo bene. Benissimo. Applausi. Stai guardando intorno a te, non credi agli occhi tuoi, tu piangi e so il perché, quello che provi tu lo sto provando anch'io, ma non cambiare mai. Piango come te, vedrai che il mondo cambierà, le sue ferite guariranno. Se nella mente tua nasce
facesse qualche idea. Coraggio, amico mio, che il mondo aspetta te, ma non cambiare mai e non scordare che via via che salirai gradino per gradino, ti sembrerò lontano, ma io sono uguale a te. Dire mai. Bravo Mario Landi. Grazie. Allora, continuiamo con porre qualche domanda a Jeanette Ferreri. Allora, Roberto Gallo e anche, buonasera, e anche Mario Landi, come gli altri, suppongono che possa esserci stato un qualche precedente e quindi vorremmo conoscere il suo parere in merito alla cosa. Sì, sicuramente sarà così. Due ragazzi hanno litigato precedentemente. Per questo motivo ha detto al papà che è stato minacciato, perché evidentemente dava fastidio alla sorella. Questo allora, è un pensiero sempre, e sono sempre delle ovvio, supposizioni, perché non abbiamo assolutamente sempre, alcuna prova. È sempre un pensiero. Di quello che sì, diciamo. Evidentemente si hanno litigato precedentemente e ha potuto nascere questa cosa che poi potrebbe essere sì, perché gli fratelli non pigli parte una sorella se viene molestata per ma la, poi, per la strada, poi poniamo qualche altra domanda alla signora Tina. Diamo il microfono anche a Saverio. Grazie. No, io volevo chiedere a Tina se cioè i testimoni, parliamo un po' dei testimoni, perché sicuro che c'erano. Come no? Quindi cioè, perché secondo te non hanno voluto testimoniare? Guarda, i testimoni ci sono e ci sono stati. Non hanno mai voluto testimoniare perché non volevano forse stare dalla nostra parte. Quindi dicevano sempre che dovevano salvaguardare il nome di questo ragazzo, di questa famiglia e non il nostro, anche se avevano visto, perché ci sono state anche delle telefonate. E quindi loro dicevano che noi non eravamo del paese e quindi non potevano fare niente e dovevano aiutare questo quindi ragazzo. Quindi una sorta di sì, omertà cittadina, sì, diremmo così, sì. Saverio? Sì, esatto, una sorta di omertà perché... Se loro, quando è uscito l'articolo del giornale, hanno avuto il coraggio di chiamarci e dire le cose come stavano, che mio figlio era fermo, che questo non ha frenato, quindi le cose già dette precedentemente, ma cosa sarà scattato nella testa di questo ragazzo? E adesso che sta nella finanza, cosa può scattare nella testa di questa persona? Vorrei chiedere a Tina, signora, ha paura? Io non nascondo, sì, un po' di paura ce l'ho. Perché posso questa... chiederle perché? Sì, perché questa persona, nonostante ciò abbia ucciso una persona, ed era mio fratello, ed era una persona favolosa, è
stato premiato, sta in finanza e porta una pistola, quindi ho paura perché ci sono stati dei precedenti di litigi per strada fra me e lui e quindi... Quindi lei denuncia pubblicamente sì. che ci sono stati dei litigi al sì. seguito? Sì, a seguito, ancora oggi... Non, parliamo di oggi? Non recente, ma ci sono stati, sì. Allora. Ci siamo inseguiti addirittura con le macchine. Ecco, questo è un qualcosa di gravissimo. Sì. Perché un tutore della legge che si inseguono, litigano, è un qualcosa che è stato poi al sì. seguito denunciato alla magistratura? No. Nessuno dei due ha, ha, diciamo, no. ha denunciato la cosa? No. Né lei ha denunciato a... A questa persona nei, ecco, e ne, pertanto neanche sì, lui. Sì. Lui le ha mai fatto una proposta, diciamo, no, proposte indecente, indecenti, precedentemente no. al, ai fatti. No, questo tipo lei di proposta non lo conosceva. No. No. Ho capito, benissimo. La ringrazio moltissimo. Prego. Per grazie questo. Grazie a lei. Io vorrei proseguire sempre con Mario Landi, con il secondo brano che porta per titolo. Chitarra suona più piano. Ah, bellissimo. Chitarra suona più piano. Più piano. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire, soltanto lei deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, il passero sul ramo, nessuno dorme questa sera. Nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta. Suona chitarra e l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di scende la sera per noi. La notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un solo soffio d'aria pura.
Grazie Mario Landi. Allora partiamo con i saluti, Maria. Salutiamo Salvatore Perfetto, Rosa Ferrara. Salvatore, guarisci presto. Questa sera doveva stare qui con noi, purtroppo ha la febbre a 38 e mezzo. Sì. Guarisci presto, alla prossima volta stai qui con me. Salutiamo tutto Centro Studio Musica Mozarteum. Esatto, la dicitura Mozarteum è importante, sì, perché noi siamo collegati direttamente con l'Accademia di Vienna. E poi Biagio Maiello. Biagio Maiello, gli mandiamo un bacio grande. Ciao Biagio! E al nostro... martedì sta da noi. E al nostro pubblico a casa, un bacio grandissimo. Benissimo. Allora, sai Maria, io mentre Mario cantava, Saverio mi ha detto una cosa sconvolgente. Sì. Vorrei fargliela dire proprio adesso. Prego Saverio. Sì, io dicevo al maestro che quando lui, in segno di sfida forse, veniva a mettere la macchina sotto al nostro balcone. E vedevo allora, mio figlio... un attimo, mettevo la macchina precedentemente ai fatti o dopo i fatti? Dopo i fatti. Dopo i fatti, dopo. Benissimo. Perché non aveva più la 1 perché ha rotto la macchina del padre. Perfetto. Non aveva la possibilità. Quindi aveva di un'altra 300, automobile e la parcheggiava sotto casa sua. Aveva una Renault bianca e la venne a parcheggiarla sotto casa mia. E vedevo mia figlia che si arrabbiava. Mia figlia, allora, un attimo, quindi la signora Tina. Sì. Perfetto. Allora mi affacciai e capii che questo stava prendendo la macchina. Quindi questo potrebbe avvalere ciò che l'ipotesi di Roberto, di Mario, di Ferreri. Esatto. Quindi lui alzò lo sguardo, mi vide sul balcone, non ce l'aspettava, si mise in macchina e scappò via. Io scesi, presi la mia macchina, lo inseguì, andai dietro casa sua, lo vide che stava entrando la macchina nel cancello. Allorché dalla rabbia diede i pugni sullo sterzo, lui chiamò il papà, uscì tutta la famiglia e io come inerme, sembravo un verme veramente, perché non ebbi la possibilità di fargli del male. Comunque andai a girare la macchina, quando tornai vicino al suo cancello c'era un uomo rozzo, grosso, con i capelli ricci, allorché mi disse... Come ti sei permesso adesso non ti permettere più, se no ti facciamo fare la stessa fine di tuo figlio. Cosa aveva voluto dire? Beh, questa è una cosa gravissima. Quindi questa è una denuncia grave fatta in diretta televisiva. Scusami un attimo. È una cosa gravissima, sono veramente d'accordo con te. Ma non sono d'accordo con quello che state dicendo adesso. Perché? Perché il signor Saverio... tutto l'obbligo di tenersi arrabbiato verso questa persona. Però stando alla legge, attenzione, stando alla legge, lui ha pienamente torto. Perché? Se questo mettiamo sempre per ipotesi che questo tizio ha voluto sfidare la vostra famiglia, la vostra persona, la signora, il marito, non lo so a chi altro, e diciamo che ha voluto mettere l'auto sotto casa vostra, diciamo, può anche capitare, indegaro a mettere, la metto lì, anche se ci state voi ad abitare, perché è una cosa normale, non poteva essere una sfida perché... Non è normale, vabbè, ma non è normale per noi che la guardiamo così. Attenzione, diamo il microfono. No, ma voglio concludere. Sì, vabbè. Aspetta, Zappari, aspetta un nonno, non ti muovere a lungo. Fu brava. Buoni, Dunque, no, okay. Non voglio fu comico stasera. Però, il momento in cui il signor Saverio è sceso, la cruda ha presa, certo, non è una cosa normale, perché se mettiamo ipoteticamente avesse fatto un uaio la sera, lui si doveva ancora carcerato. Allora, scusa, hai fatto un uaio, che significa? Sì, che sì. Quella è una vendetta. Ma se era fatto uaio, okay. La colpa non era né di lui, era dello Stato, scusa. Ma è successo che il marito della signora ha fatto il guaio. Proprio perché non hanno giustiziato quelli che ha ucciso la moglie.
che era incinta, per cortesia. Ma come si fa a mettere una macchina sotto una casa e uno che è nato o è nato per... Non mi sono spiegato, vedi? Non mi sono spiegato. Il... Tu cammini sempre con il proposito della vendetta e non possiamo ragionare così. Ma non è il fatto così. Della vendetta, ma con quale coraggio tu metti la macchina sotto la porta, sotto un palazzo e uno che è nato o sia un incidente o senza incidente? Ma come fa? È una chiara provocazione per Ferreri, però secondo la legge ha ragione Roberto. Secondo la legge ha ragione Roberto. Io ho voluto sfidare questa famiglia. Secondo, lui la ha accettato tesi la sfida, hai capito? Ma secondo la tesi, il problema è questo. Chiedo scusa un attimo. Pensiamo che l'avrebbe ammazzato. Stiamo ancora carcerati, allora nessuno cacciato. Un attimo solo. Allora, secondo la tesi di Ferreri era una chiara provocazione. È ovvio che è una provocazione. Ma e secondo Roberto, una persona civile certe cose non li fa, ma lasciamo perdere la legge o la legge. Chiedo scusa un attimo. Allora, ascoltate, non litigate, scusate. Allora, secondo la legge, come dice Roberto, secondo quello che dice Ferreri, non stavano poste macchine e l'hanno messo là. Secondo la legge è come dice lui, però secondo la tesi di Ferreri, allora sono due tesi robuste. È stata una sfida. È stata una sfida. Perché io condivido quello era che una dici sfida. Lui. Però il giudice, io sono con giudice, signor giudice, ma lascia perdere. Ma ci mi là. Ma lascia perdere il giudice, ma proprio tu, personalmente non è... tu non devi mettere la macchina là sotto. Sì, lascia perdere il giudice. Allora chiedo scusa. Allora facciamo parlare un attimo Tina, grazie. Scusate, tutto questo dopo che lui sì ha ucciso mio fratello, papà l'ha rincorso, lui non fino a quel momento non aveva mai messo macchina là sotto. Poi dopo perché? Quindi poi, questo avvale la tesi anche di sopra. Ferreri, io, sì, quindi avvale la tesi di Ferreri sfida. Che era una chiara provocazione. Sì. Però Roberto, chiedo scusa, per se legge, parlate sì. tra voi, poi a casa non si capisce niente. Allora, quindi la tesi di Ferreri è valida in quanto è una chiara provocazione. Sì. Questo ci siamo. Però Roberto, che ha fatto una tesi regolare per quanto concerne la legge, per quanto riguarda la legge, lui poteva tranquillamente dire io ho parcheggiato qui ma rincorso si è vendicato per i fatti precedenti, quindi sì, questo sì. è vero questo e quindi Saverio ha avuto la fermezza di poi fermarsi e non far niente, quindi non un verme ma un gesto molto saggio, molto, e ci vuole un grande coraggio, un grande forza. Vabbè, un attimo sì, ok. Allora è successo perché la vita succede di tutto. È successo che qualche carabiniere ammazzato o un ladro o una cosa, il carabiniere viene trasferito esatto. a un'altra parte. Se ha ragione viene trasferito. Per se evitare ha, le se ha torto familiari. Va carcerato. È chiaro, non esiste perché esistono queste cose. Non esiste un carabiniere, è successo al Vomero e altre parti, che ha ucciso la persona, viene trasferito a un'altra casetta. Quindi come fai a mettere la macchina là sotto se tu hai fatto uno... Ma all'epoca dei fatti non era ancora arruolato. Dopo si è arruolato, signor Stiamo parlando... No. Quindi non parliamo ancora di una persona che fa parte... Stiamo parlando che una c'era un altro. Sì, stiamo sì, parlando sì, una sì. che c'era. Quindi un carabiniere viene trasferito, un civile si deve trasferire. Dovrebbe okay, essere grazie. Così. Dovrebbe essere Ma, così. Forse io non... Per farti capire, solamente a te però, solo a te. Allora io sono il giudice, io sono il giudice. Il signor Saverio ha tutte le ragioni del mondo. Tu idem, perché io sono grande ragione, non ti sto dando torto, però io sono il giudice. Lui dice, sì, e se la mise. Mi ha sparato, ma il suo chiudo per dare fastidio a Don Saverio. Non tenevo posto a roparcheggio. Co fai? Non c'è alcuna prova contraria, quindi... Ha ragione. Lui va in galera e si fa un bel ergastolo. E allora tu non mi stai a sentire, ti sbatte. Capi pronti a sbattere con me. Ok, la battuta...
No, non dimentichiamo, non dimentichiamo comunque la battuta di... Allora, state parlando senza microfono, non vi sentono da casa. Ok, ragazzi, scusate. Buoni, buoni. Allora, un attimo, chiedo scusa, un attimo. Prego, sapete. Però, quello che voglio far notare è... Questo già aveva una cicatrice sulla fronte fatta, perché quale motivo non lo sappiamo, se è stato operato, se aveva... Comunque significa che qualche problema ce l'aveva in testa, uno. Due, quando io l'ho incontrato fuori casa sua, io lo potevo ammazzare, in quanto ho avuto l'opportunità... Quindi questo Saverio era, ha avuto l'opportunità di ucciderlo. Sì, esatto, era quindi davanti lei, alla mia però, macchina. Si è frenato, stiamo parlando di 24 anni fa però. Sì, non mi sono frenato. Perché assassini bisogna nascerlo, purtroppo mia mamma non ci ha creato in questo modo e su questo io ne do atto. E quando sono stato, diciamo, minacciato, perché mi hanno minacciato nel dire non venire qua, se no la prossima volta non te ne vai più con i tuoi piedi e ti facciamo fare la fine di tuo figlio, significa che queste sono persone che bisogna stare molto molto attenti. Perché io, Saverio, scusami, allora cadiamo un'altra volta lo stesso errore che là. Quando tu sei arrivato, perdonami che ti do del tu, perché non... pensa che siamo coetanei. Quando tu sei arrivato lì con intenzione di fare quello che volevi fare, perché ormai tu eri abbagliato, questa cosa, tuo figlio non c'è più, eccetera, eccetera. Quando sei arrivato lì, poi con giusta motivazione di vita, forse hai visto che si distruggeva una famiglia, già avevi perso un figlio, perché quelli sono dei momenti. Certo, che è chiaro, quindi per evitare le conseguenze si è frenato. Il tizio che ha detto vicino a te, tu si viene nata a qua, noi ti tagliamo la capa, chi l'aveva ragione non aveva torto. Spieghiamo le ragioni perché potrebbe avere ragione. No. Un attimo. Ha ragione. Sentiamo. Ti spiego perché. Perché tu sei andato a isticare. Come no? Perché ha capato e accostitrice. No. No, posso rispondere? No. Mi consenti. Che io discuto. Sì, mi consentite la risposta? No, dammi del tu. Ieri ci fatti 76 anni. Mi consenti la risposta? Ah. Allora, a me mi hanno detto... che lui venendo sotto casa mia era una strada, quindi automaticamente lui aveva tutte le ragioni, però non aveva la patente, quindi non poteva venire. Ma tu non, però non sono venendo tuoi, sotto casa mia non sono lui, problemi tuoi, Saverio. Cioè, no, lo so, però era una strada urbana. Sì. E anche dove abita lui è una strada urbana che porta al cimitero di San Prisco. Quindi automaticamente io posso e voglio andare quando mi pare e piace. Non ho vincoli. Ma stiamo parlando la stessa lingua. Perciò sì, le dico. Esatto. Non c'è d'urto. No, perciò le dico, la legge a me non può farmi perseguitare. Perché io non vado sotto casa la legge. Sua. Scusami, sapete. Lì la legge non c'entra più. Ma c'entra. Che tu sei arrivato lì con un proposito ben preciso. Io il prato, un zio, un nonno, chi essa sia, che ho visto la tua reazione, anche se tu non ti sei mosso a coppa sterza, perché vi ha voluto che hai pensato ancora a questa ragazza, forse i nipotini, non lo so, la signora, a te stesso, a lui, e ti sei fermato. Però il tizio che stava lì, non ha capito che tu ti sei fermato perché magari in quel momento hai avuto una lucidità diversa e dice, oh, signore ti ringrazio che mi hai fermato. Con giusta ragione lui ti fa un'affermazione. La prossima volta che vieni, ti taglia la capa. Quindi questa è la... devo proseguire con la trasmissione, chiedo scusa Roberto farlo, Gallo. E non lo può dire. Benissimo, no. Ok, va bene, però devo proseguire. La minaccia c'è stata. Basta, grazie. Prego. Allora, quindi, secondo la tesi, riepilogando per far capire a casa, secondo Roberto Gallo, quella di Saverio sarebbe stata una provocazione e la risposta di conseguenza sarebbe stata minacciosa.
in base alla provocazione di Saverio. E quindi secondo la legge io ho provocato, quindi potrei essere a mia volta incolpato. Benissimo, questo è quello che vuole dire il nostro Roberto in napoletano, va bene, in vernacolo. Benissimo. C'è un punto interrogativo. Prego. Io dico, perché ti facciamo fare la fine di tuo figlio? Ecco, questa è una parola che risponderemo dopo la risposta, la risposta la daremo no, dopo. No, adesso me la farà a caso, Marco, sono Bappavallù. Scusa, tu perché stivi là? Ma allora cosa vuole dire? No, mio figlio. Tu perché sei andato lì? Qual era il tuo proposito? Non lo so. Tu l'hai detto in questo momento. Sì, l'ho seguito. Eri accecato da questa, dalla rabbia, dalla vendetta. Per picchiarlo, ma allora, più di quello non potevo perché fare. Ma perché loro sapevano che il figlio tuo non c'è più. Allora per non dire ridacci, ti facciamo la stessa fine. Ma forse anche sapevano che questo ha ucciso mio figlio di proposito. Perché non è stato un incidente, ma bensì fatto apposta. Quindi potrebbe anche essere così. Quindi lasciamo in bilico la cosa tra la tesi di Roberto e la tesi di Saverio. Naturalmente questa sera la signora Grazia ha deciso di non parlare. Noi rispettiamo il suo silenzio, però Janir, che non è Pavarotti, non è neanche Mario del Monaco, né tantomeno Andrea Bocelli, ha voluto comunque dedicare un brano alla mamma e che porta proprio per titolo... Mamma! Ok, diamo il microfono a Janir Ferreri. Mamma! Mamma, starai con me, tu non sarai più sola.
Grazie, grazie. Grazie, grazie Gianni Ferreri. E allora, siccome il tempo minaccia, io vorrei spiegare... Allora, come diceva giustamente Saverio, è bello avere l'avvocato del diavolo, Roberto Gallo. Guardate che il caffè... Mettici l'asso, nucce. Tu sai che vatti a preparare che dopo tocca a te. Nino, come la pece. Come si fa? Allora, signori che state a casa, questo signore mi ha chiesto una canzone che ieri ho detto non me la fa cantare. È una canzone lungo quanto è un bastimento, per dirci male. Non so se è un'opera lirica. È una cosa che quando vai dal maestro, viene mi aiuto. Invece mai va a mi scarruppo. No, va bene, Roberto Gallo, vatti a preparare, vai, vai. E nel frattempo presentiamo nuovamente Mario Landi col brano La voce del silenzio. La voce di coloro che vorrebbero parlare. Benissimo. Stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Cose che credevo morte ormai.
Mario Landi, no, stai qui. Stai in piedi perché voglio chiederti una cosa. Io so che tu un paio di settimane fa sei stato in Polonia, hai cantato in Polonia di fronte a un gran pubblico. Questa sera ci hai portato la sorpresa dalla Polonia. Io ti ho fatto il montaggio, quindi... E infatti, io questa sera canterò una canzone live, che ho registrato live lì in Polonia, una canzone molto bella. Le aranciate con il maestro. Come si chiama? Il Condor Pasa. Il Condor Pasa, quindi un brano peruviano con un testo. Un testo sopra, molto, è cantato molto in Polonia. Bello. Allora, io ti ho fatto il montaggio, tu mi hai portato il materiale dalla Polonia, io te l'ho montato, faccelo sentire. Regia, il Condor Pasa. E questa canzone, dirò, farà parte del mio lavoro nuovo lavoro discografico, ci sarà questa canzone e ci sarà ancora... Ma con chi lo stai facendo questo lavoro? Con il maestro Ciro De Rosa, gli studi, naturalmente, non potevo... Grazie. Allora... Vai regia. Yeah.
Questo è Mario Landi live Polonia, sì. Polonia 2017. 2017, che bella cosa. Ecco che lì apprezzano la buona musica italiana, buona sì, musica. Sì, sicuramente, apprezzano la buona musica fatta in un certo qual quindi modo. Quindi tu sei l'orgoglio della musica italiana in Europa e io sono fiero di averti a Centro Studio Musica. E io ti ringrazio. Anche perché noi napoletani abbiamo esportato la musica nel mondo e fare ascoltare della buona musica da una bella voce, perché poi, diciamo così, le belle voci esplodono sempre. Sì, ma tu sai che secondo una persona che stava seduta lì, la vita va presa con filosofia. Lui non fa altro che bere dalla mattina alla sera, ubriacarsi, davvero? Si chiama Totonno o qualcosa del genere. Sì. Allora. Sì, andiamolo a chiamare, eccolo lo là. Chiamo. Eccolo là, vieni. Vieni Roberto. Secondo me ha bevuto tantissimo, non si regge in piedi. Io ho detto vatti a preparare. Ma non ho detto vatti a ingolfare. Ecco, il fiascone, ma che ha combinato? Sì, ma che figura mi fai fare questa sera con i nostri telespettatori? Ma caldo di trippa, come si vede, ma tutto qua oggi. Però si pigliava a chi lo vede, è una cosa tanto. Una capa di questa maniera. Sono tutta sombriata. Capiamo, scegliete, mi chiama, ma non ti faccio la capa perché sono qualche altro, hai capito? No? Ma una cosa, vado a rimanere a Marino con me. Ma ti cosa vado a rimanere a Marino? Sì, e ti metto un stunza alla nuda, sai che ha fatto. Ok, stunza alla nuda, sai che ha fatto. Che ti sembra di, invece scivola l'autostrada e scivola la stazione in un treno. Lo sai perché? Ma lo sai perché? Perché lui c'ha un occhio, uno da chi? Vabbè, due di voi fate due occhi. Applausi. Benissimo, allora Roberto. Voglio bene, aspetta. Purtroppo voglio il tempo. Bene, vamo, non va a sentare. Allora catta il suo cappello e capo di te. Applausi. Roberto, ti invito a fare questo meraviglioso brano di fine 800. Arriviamo prima la mattina. Attenzione, piano. No, io volevo, con il tuo permesso. Prego. Volevo fare mezzo bicchiere di vino, a parte della bocca. Un po' vero, ci vuole. Prendiamolo con filosofia. Va bene? Ecco, questa è la parola di Roberto Gallo, prendiamola con filosofia, ascoltiamo Totonne Quagliarelle, Roberto Gallo. Quando metà, in dopo
stagione all'anno sulla Napoli furiamo qualcuno fa non mi è Simona Simona non so trovo non riesci a votare da cani morte e tengo il figlio a ciavanzare un solo gli faccio ogni altro e gli esco la gambata si è palungando sotto al mangone se dorme frisca e può passare lontana mi guardo da fiatoria ma scorcio buona manica a due trovate agliana che trovate sempre a me ma n'amma tutta a bordo la vita non è eterna un giorno all'interno se potrebbe Volevo dire. Allora io voglio dire una cosa, un attimo chiedo scusa perché il tempo purtroppo è pochissimo perché abbiamo un mix che dura un bel po'. Quindi volevo dire che questa sera Roberto Gallo è venuto in trasmissione con la febbre perché non sta bene, però non è mancato a una puntata così importante Il buio oltre la verità. Quindi io ti faccio un applauso e ti ringrazio. Grazie. Per la tua perché dobbiamo considerare che comunque abbiamo qualche annetto e quindi anche sappiamo che sei stato... Cosa hai detto? Abbiamo qualche annetto, un anno, cioè. Un anno. Io sono più grande di te. Annette è un nome di donna. Annette Stivan, perché sono fuso, dei volami che sono asciutto sta tavola. Okay. Allora, abbiamo quasi 80 anni. Quindi. No, io fuoco a chi? Voleva tu. Ok, detto questo io volevo cedere ancora la parola ai diretti interessati, grazie. Allora volevo chiedere a Maria Farina se ha da formulare qualche altra domanda a Tina prima di dare nuovamente il microfono a Mario Landi.
Sì, maestro, volevo chiedere a Tina se oggi tu cosa diresti a questo signore? Io cosa direi? Le parole sono tante, però conoscendoti, non ci conosciamo come parenti, però ti conosco di vista, vorrei chiederti, oggi tu, padre, come ti senti? Pensi a quel giorno? Pensi a quando avevi 16 anni e hai investito mio fratello? Hai mai portato un fiore a mio fratello sulla tomba dove tu gli hai tolto la vita? Ti sei mai posto questo? Ti sei mai messo nelle vesti dei miei genitori? Cosa fai? E poi ti volevo dire anche un'altra cosa. Se mi guardi o mi guarderai, io ti dico, tu e la tua famiglia, quando mi vedi per strada, sei pregato di abbassare lo sguardo perché non sei degno di guardarmi in faccia. Va bene, questo è un giusto sfogo di una sorella molto provata, quindi va bene così. Grazie Tina. Saverio. Ma io se avrei modo di incontrarlo e guardarlo negli occhi, direi soltanto o semplicemente che razza di uomo sei. Ti guardi la mattina nello specchio e quando ti guardi cosa vedi? Ok. Quindi, demonio. Quindi questo è il giusto sfogo di una famiglia provata da un grave fatto. Grazie. La regia mi fa segno che abbiamo gli ultimi. Sì. Solo questo volevo dire. Avete mai pensato di perdonarlo? Sì, ne abbiamo discusso alla puntata precedente. Loro sarebbero anche disposti. Si dà a chi lo chiede, a chi veramente è pentito. Vabbè. Quindi io. Purtroppo sì, ringrazio Jean-Yves Ferreri, la signora Grazia che è intervenuta a questa terza puntata Il buio oltre alla verità. Ringrazio Saverio La Rocca, Tina La Rocca, ringrazio Mario Landi, ringrazio Roberto Gallo che nonostante la febbre è stato qui con noi, ringrazio Maria Farina e ringrazio naturalmente il pubblico vogliamo vedere questa puntata, possiamo mettere su Italia Mia TV e cliccare Auto Maiello con la data di oggi, 13 novembre 2017, e possiamo guardare nuovamente, questo lo diciamo anche all'amico magistrato che ci sta seguendo dal Veneto, che ha seguito l'amica, la signora, e anche al Mattino di Caserta con la dottoressa Mary Liguori. E naturalmente io vorrei salutare l'onorevole Rodolfo Carelli, l'onorevole Carmine Mocerino e saluto anche a te Matteo Salvini, che va bene, assieme a Maria Farina. Stiamo lavorando e chi vuole vedere anche Matteo Salvini nel nostro profilo con Maria Farina e con me può mettere M. Ciro De Rosa oppure cliccare Centro Studio Musica Mozarteum su Facebook o YouTube. Io vi saluto dandovi appuntamento alla prossima puntata e ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio nuovamente coloro che ci hanno seguito, ringrazio gli studi di Italia Mia e naturalmente Biagio Maiello Auto 50. Applausi, grazie. Quindi vi lascio con un mix di canzoni napoletane cantate dalla bella voce di Mario Landi. Vai di nuovo. Grazie. Alla prossima. Palomella, son bevo.
sono Maiello, macchine 50 senza patente smart. Oh signori telespettatori, vedete un poco, alla mia destra, che oggettini ho preparato per voi. Voi avete bene capito che stiamo parlando della Châtenay. La Châtenay però ultimissimo modello 2015. Questa è denominata Châtenay Sport Evo, ok? Adesso, signori telespettatori, prestate un po' di attenzione, va bene? Prestate attenzione perché incominciamo da dietro che c'è il doppio scarico, va bene? Guardate un po' le ruote, guardate un po' i cerchi diamantati, non scherzate proprio, non vi